Hai ancora del pandoro? Sì, un po'. E allora facciamo questi buonissimi tartufini. Evviva! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao, benvenuto qui nel nostro splendido canale dove ogni ricetta è di sicuro successo. Benvenuto e benvenuta nella nostra cucina virtuale. Come Bravo. State ragazzi? Io bene, grazie. Ora non perdiamoci insomma in chiacchiere e sicuramente hai l'aria di uno che si è appena svegliato. Bravo, esattamente, mi sono appena svegliato. E allora con il caffè questi tartufini sono quello che fa per te. Andiamo di là e andiamo a vedere questa ricettina come si fa. Ed ecco gli ingredienti per i nostri buonissimi tartufini al pandoro. 250 grammi di un buon pandoro. In pratica, ragazzi, sono due fette grandi, due fette normali, diciamo così. 50 grammi di zucchero, meglio se a velo. Io non ce l'ho, quindi vi dirò come utilizzare lo zucchero normale. 250 grammi di mascarpone. Se sono dedicate agli adulti, un buon liquore dolce tipo Strega, Cointreau o anche un limoncello ci sta benissimo, un paio di cucchiai. E poi ci occorrerà della crema spalmabile, io questa, ma potete farcirli al pistacchio, alla crema spalmabile bianca, quella che preferite, e del cacao amaro. Iniziamo subito. Io li farò con il mixer a mano, potete anche farli, vi basterà lavorare leggermente di più. Metto dentro tutti i 50 grammi di zucchero e 250 grammi di mascarpone e lavoro questi due ingredienti un pochino insieme, giusto per far sciogliere lo zucchero. Dopo aver fatto amalgamare zucchero e mascarpone insieme, prendo il pandoro e lo spezzetto all'interno del bicchiere. E do una bella frullatona al tutto. Arrivati a questo punto, levo la lama e aggiungo un po' di cacao, lo aggiungo assolutamente ad occhio, penso di averne aggiunti un 30 grammi e faccio diventare l'impasto scuro. Lo aggiungo sia per far diventare l'impasto color cioccolato e anche per asciugare leggermente l'impasto. A questo punto è giunto il momento di sporcarsi le mani, naturalmente a mani super, e dico super pulite. Prelevate un po' di impasto quanto una noce e appallottolatelo, schiacciatevelo su una mano, l'impasto è molto morbido, e poggiatelo sulla carta forno. Prendete un cucchiaino di Nutella, ponetelo al centro e molto semplicemente chiudete la Nutella all'interno del tartufino, appallottolate e tuffatelo nel cacao. E poniamoli così dentro un pirottino, mettiamoli su un piatto e mettiamoli a raffreddare in frigorifero per almeno 2 orette. Ed eccoli qua i nostri tartufini appena fatti, ne vengono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 1, ce lo siamo mangiati 19, ma ce lo siamo mangiati 2, ce lo siamo mangiati, sì, allora ne vengono 20, ma li abbiamo mangiati per dirvi che sono buonissimi. Ora in questo momento sono molto morbidi, però adesso li mettiamo in frigo per 2 ore e si rassoderanno, solamente dopo questo passaggio in frigorifero sono pronti per essere divorati. Quindi mettiamoli in frigo e consumateli entro 3 giorni, perché ricordate che all'interno c'è il mascarpone. Buon appetito a tutti, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao!
bene, avete visto com'è semplice, quindi se avete dei pandoro da dover smaltire mandatevi, o li mandate, insomma, o usate questa ricetta. Fate la ricetta perché è buonissima e darà una svolta all'utilizzo dei vostri pandori, perché non se ne può più di mangiare pandori e panettone, anche perché ormai i supermercati sono pieni di chiacchiere, quindi bisogna passare da una festività all'altra anche in cucina. Usate questa ricetta per le vostre festività natalizie, usatela per il post natale o per il pre natale e anche per il carnevale. Bene, noi quindi, prima di lasciarvi, vi diciamo pollice in su, massima condivisione, mi raccomando, aiutate il canale a crescere. E noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!